Ogni tanto maschera video riesco a portarvela. Oggi riesco a portare una RX 6700 XT Phantom Gaming di ASRock. Un'ottima custom. Abbiamo visto la stessa custom della 6900 XT. La qualità, ragazzi, è sempre la stessa. Ma ovviamente maggiori dettagli dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SD Hardware, sono Davide e come introduzione oggi parliamo di una scheda video. Sappiamo ragazzi che è tosta, non si riescono a reperire, quelle che si riescono a reperire costano parecchio, compresa lei, però ragazzi si iniziano a trovare, quindi una bella recensione di qualche scheda ogni tanto ci sta bene. Questa RX 6700 XT è una custom di ASRock, nello specifico la top di gamma Phantom Gaming. È una custom davvero interessante ragazzi, ho provato la reference, avete visto l'abbiamo piazzata dentro al case in Winner 309, una build che abbiamo fatto di recente, trovate il video nelle schede che ve lo lascio. E questa ragazzi sono andato un po' a paragonarla soprattutto su TimeSpy per vedere le temperature eccetera, frequenze di boost, ragazzi va davvero parecchio di più, però niente di così rilevante, un po' come tutte le custom, va un po' di più però soprattutto lato temperature, perché prestazioni più o meno siamo lì. Per quanto riguarda la custom in sé ragazzi è fantastica esteticamente, un po' come abbiamo visto con la 6900 XT, ha delle chicche come rinforzi in alluminio sul PCB, cose del genere, RGB, insomma è una bellina scheda. Ma prima ragazzi di entrare nel dettaglio e parlare bene di questa RX 6700 XT non posso che invitarvi a iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Se siete iscritti, bravi, fate bene. Ovviamente in descrizione trovate il link a Touch the Game che ci ha offerto gentilmente questa 6700 XT in test, link sia a Facebook sia a Instagram se vi serve questa scheda, se vi servono schede video, se vi servono componenti, build, insomma contattatelo. E ovviamente non posso ricordarvi di iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e alert, perché ragazzi ci sta anche gli alert delle schede video, che è la cosa fondamentale in questo periodo, e lo trovate anche quello giù in descrizione. Dopo questa bella sponsor, ragazzi, beh, è il momento di iniziare a parlare di questa 6700 XT nel dettaglio. Questa scheda, in generale, la 6700 XT, è una scheda nata per governare il 1440p, ovvero quindi il 2K, chiamiamolo così, ma in realtà non è il 2K, è il Quad HD. Per quanto riguarda questa risoluzione, ragazzi, ovviamente questa scheda non vi permette di maxare a 144 fps e tutto, però per la maggior parte dei casi vi permette di giocare a un altro refresh rate, risoluzione 1440p e dettagli maxati. Per quanto riguarda questa scheda, ha un base clock di 2450 MHz, che rispetto a quello della reference sono tipo 100 MHz in più. Come gaming clock sta a 2550 MHz, cioè più o meno nel momento in cui state giocando le frequenze oscillano intorno ai 2550 MHz, contro la reference che sono all'incirca 2400 e qualcosa. E per quanto riguarda invece il boost clock massimo, questa tira fino a 2622 MHz, contro i 2580 della reference, cioè va nel boost clock massimo siamo lì. Per quanto riguarda invece il clock medio stiamo un bel po' più alti, tipo 100 MHz. Abbiamo un TDP di 230 W, come VRAM abbiamo 12 GB GDDR6 e troviamo anche 92 MB di Infinity Cache, che va un po' a compensare il limite nel confronto con la Nvidia nel momento in cui magari mettiamo le GDDR6X, anche se questa in realtà si va a confrontare direttamente con la 3070 che ha ancora le GDDR6 e 8 GB. Infatti a quel punto di vista AMD vince, la VRAM ragazzi ce n'ha sempre di più, anche se alla fine è un discorso molto limitante perché la VRAM non dice quanto sia una scheda più performante rispetto a un'altra. Per quanto riguarda invece in mastodonticità di questa scheda, abbiamo 30 cm, bella sleppa ragazzi, poi sono due slot e 75, è bella ingombrante, diciamo così, però ovviamente il dissipatore è davvero imponente ed ha davvero tanta qualità rispetto alla reference, che sono sì 26 cm di scheda, solo due slot, ma vi anticipo che sulle temperature fa tipo 10-12 gradi in meno rispetto alla reference. Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche di quest'ASRock, quindi che troviamo un po' solo su di lei, sono ovviamente il dissipatore, già ne abbiamo un po' parlato, in cui abbiamo un dissipatore a tre ventole invece che le due della reference, in cui una ventola è RGB ed è quella al centro. Sono ventole molto silenziose ragazzi, non, anche al 100% tirano parecchia aria fuori, ma non si sentono un granché. Poi altre caratteristiche, vi ho detto, questa scheda ha un rinforzo su tutto il PCB, sulla parte esterna, come era successo anche sulla 6900 XT, ha sia dei pad premium sulla parte interna del dissipatore, quindi a contatto con i vari componenti VRM, VRAM eccetera, ma anche sempre dei pad premium anche tra il backplate e la scheda stessa, cosa che AMD non ha fatto e ASRock invece ci ha pensato, oltretutto dei pad premium. Poi per quanto riguarda il resto ragazzi, RGB ovviamente abbiamo Polychrome perché stiamo su ASRock,
programma che non mi fa impazzire, però di per sé abbiamo degli RGB al contrario della reference. E cosa carina degli RGB è che la scheda stessa ha una presa a 3 pin 5 Hz che possiamo attaccare a altri dispositivi, già come visto sulla 6900 XT. Per quanto riguarda questa scheda, altra caratteristica in più e diversa rispetto alle reference è i pin di alimentazione, perché questa punta un po' più di overclock e ha un TDP un po' più alto, consigliano 700 watt di alimentatore, ma mi sembra un po' esagerato. Ha 2x8 pin al contrario della reference che ha un 8 pin e un 6 pin. Ovviamente ragazzi, esteticamente questa scheda è fantastica. A me personalmente queste ASRock mi fanno impazzire, sono davvero fatte bene e molto curate, soprattutto il backplate ragazzi è fantastico. E poi ovviamente abbiamo un bel laterale con una bella striscia RGB, la ventola RGB al centro, insomma una gran scheda ragazzi. Esteticamente se la combatte con altre, ovviamente nera, io sono un po' amante del bianco, però vabbè, ci cioè, siete accontentati nella vita. Le AMD custom bianche non mi pare di averle viste, qualcosa c'è? Boh, non ci ho fatto caso, mi informerò. Ragazzi, beh, prestazioni è il caso di parlare, no? Cioè vi porto una scheda video, vi porto le prestazioni, sarebbe ridicolo. Motivo per cui parliamo un attimo delle prestazioni. Ho visto che è una delle parti più skippate perché divento prolisso, lungo, quindi cerco di mettervi grafici ogni tanto, qualche video, e vi parlo in generale e non gioco per gioco, insomma cerchiamo di capire un po' come va sta scheda. Per quanto riguarda questa scheda è data ovviamente al top per il 1440p, però voglio partire un po' dalla parte un po' più scomoda, ovvero il 4K. Perché ricordiamoci ragazzi, questa scheda si va a contrapporre con la 3070, e la 3070 è un ex 2080 Ti. La 2080 Ti fino a un anno fa era una scheda per il 4K. E infatti ragazzi, anche questa è una scheda che comunque ci permette di giocare benino in 4K. Non vi dico di maxare la maggior parte dei giochi, però ci sta, non è per niente male. Sapete, noi titoli di solito ci buttiamo in mezzo qualche Cyberpunk, Shadow of the Tomb Raider, e Horizon Zero Dawn, insomma titoli un po' pesantucci, e devo dire in 4K non se la cava malaccio. Diciamo che a parte qualche titolo tipo Cyberpunk, tipo Control, e comunque i 60 fps più o meno li tiene. Vi ricordo che infatti questa scheda viene utilizzata nei test con dettagli al massimo, cioè se andiamo a ritoccare i dettagli, sicuramente sulla maggior parte dei giochi comunque 60 fps in 4K li tiene. Alcuni no, vabbè, Cyberpunk, raga, non lo tengo manco con la 3080, quindi fatevi voi i 2K. Detto questo ragazzi, 2K, la media ragazzi è di 100 fps per tutti i giochi che abbiamo testato, che sono i soliti, comunque poi li vedete in sovrappressione sui grafici, e devo dire, ovviamente ci stanno giochi tipo Valhalla che va in 2K come la 3080, ma Valhalla non è da tenere in considerazione perché è rotto per le schede AMD, sulle Nvidia fa schifo, non si è capito il perché, ottimizzazione AMD e basta. E manca altri titoli, insomma stiamo sui 100 fps, Warzone, Black Ops, tiriamo anche parecchio sopra i 100 fps. Si aggiungono tipo su Black Ops 115 fps e Warzone stiamo sui 135, che comunque è davvero interessante. Ragazzi guardate, sono 2 settimane che la utilizzo, anch'io per giocarci, perché comunque gli assi li devo fare. Non ho trovato così tante differenze a giocare con questa o la mia 3080. Si vede perché ovviamente c'è un monitor a 165 Hz, però diciamo che non è così imponente. Per quanto riguarda il Full HD ragazzi, una gran schedona. Cioè per il Full HD è quasi, secondo me, più per il Full HD maxato a puntare a 140 fps su tutti quanti i giochi, perché è un'ottima scheda da quel punto di vista. Il 1080p va davvero benone, soprattutto se andate a coppiare al 5800X. Tocchiamo quasi tutti i giochi oltre i 120 fps e vabbè, Cyberpunk ne facciamo un'ottantina, ma quello vabbè, lascia il tempo che trova. Davvero un'ottima scheda lato prestazioni. Detto questo ragazzi, oltre ai test normali, come al solito abbiamo affiancato dei test con SEM attivo, perché tutti i test abbiamo fatti senza Rage Mode e SEM disattivato ovviamente, quindi scheda nuda e cruda, piazzata lì in maniera tale che se non avete in 5800X, queste sono le prestazioni. Se attivate il SEM ragazzi, io ancora non ho ben capito se è il mio PC o che cavolo ci sta, perché se vado a vedere su internet i risultati di Valhalla col SEM attivo fa una buona percentuale in più, a me fa gli stessi FPS. Altri titoli ragazzi, ho messo un paio di titoli in più rispetto alla volta scorsa con la 6900 XT, tipo Control, tipo Cyberpunk, tipo qualche 2-3% di FPS in più l'ha fatto. Per quanto riguarda i giochi ragazzi, ho fatto anche test ovviamente di ray tracing per vedere un po' come se la cavicchiava questa scheda in ray tracing. Non è malaccio, però ragazzi c'è poco da fare, Nvidia va di più su ray tracing. Cioè questa scheda data per il 1440p ray tracing io l'ho provato in 2K, perché ovviamente AMD sponsorizza questa scheda per il 2K, quindi ti aspetti che anche il ray tracing sia decente in 2K, almeno i 60 fps non li fai ragazzi. I titoli ragazzi vi dico al volo, abbiamo provato Control, abbiamo provato Black Ops e abbiamo provato Shadow of the Tomb Raider. Cioè l'unico che è andato decentemente è Shadow of the Tomb Raider, ma ricordiamo che è quello che ha un ray tracing molto molto leggero, è uno dei primi giochi. Per quanto riguarda Black Ops invece ne facciamo qua una quarantina, una trentina su Control, però diciamo che a mio avviso non è accettabile, non è praticabile.
Ok ragazzi, test dei giochi visti, passiamo a quelli di test sintetici, quindi i soliti 3D Mark con Time Spy, Fire Strike e ovviamente un bel Port Royal. Su questa scheda ragazzi i punteggi sono davvero interessanti, non ho un confronto, vorrei vedere dei confronti con la 3070, ma appena mi capita sotto le mani ragazzi faccio un confronto successivo, tanto i test li abbiamo. E in maniera tale capire un po' il confronto con la 3070, ma comunque su Time Spy stiamo intorno ai 12.000 punti, 12.004, che confrontata alla reference ragazzi, infatti qui la cosa interessante, ne fa 12.003 questa e 11.009 la reference, con una differenza di temperatura importante anche di AVG di frequenze, infatti abbiamo 74 gradi e sulla reference, 61 su questa, su un'intera run, e l'AVG della frequenza è di 100 MHz più alta su questa. Tanta roba da quel punto di vista, infatti la Lasrock ha fatto un buon lavoro soprattutto sul dissipatore, tanta roba. Quindi, ricapitolando, Time Spy facciamo 12.300 punti, ma che in realtà di sola GPU sono 12.600. Poi invece Fire Strike, che ricordiamo la differenza tra Time Spy è che è DX12, DX11 invece sul Fire Strike. Su Fire Strike facciamo all'incirca 30.000 punti, 30.390 e 37.000 per la sola GPU. Per quanto riguarda Port Royal stiamo a 6.000 punti, che è un punteggio ancora più basso della 3060. Siamo proprio lì e lì, non mi fa impazzire il ray tracing, non ne parlo più, è così, è andato di fatto. E abbiamo fatto ovviamente soltanto il confronto con Time Spy, con la reference, tanto per capire un po' le differenze. Non vi abbiamo portato differenze sui giochi perché alla fin fine cambierà qualche FPS, perché 400 punti su Time Spy non si convertono in più di 3-4 FPS al gioco. Per quanto riguarda invece l'overclock ragazzi, perché come abbiamo anticipato nella descrizione, questa scheda punta ad avere un buon overclock grazie ai 2x8 pin rispetto a un 8 pin e 6 pin della reference, abbiamo prestazioni interessanti, perché alla fin fine facendo un overclock, allora ho fatto un test su Valhalla, tanto per capire su un gioco quanto rendeva l'overclock, e ragazzi, Full HD si guadagnano tanti FPS, tipo più di 15, e parliamo di 101 FPS contro i 119 in Full HD su Valhalla. Stiamo parlando di un gioco iper ottimizzato per AMD, però è un bel salto in avanti e parliamo di più del 10%, del 12-13. Matematica non sono grande, quindi non ho fatti i calcoli, a mente non mi viene la percentuale. Per quanto riguarda in 2K passiamo da 76 fps a 85, quindi parliamo sempre più del 10%, e in 4K passiamo da 42 a 47, che anche qui è tipo il 10%, un po' meno in realtà, perché sarebbe 4 fps, stiamo lì insomma, 10% di prestazioni in più con l'overclock. Per quanto riguarda Time Spy e Fire Strike facciamo all'incirca invece gli stessi punteggi, facciamo 200-300 punti in più in Time Spy e 1000 punti in più su Fire Strike. Ovviamente parlando della sola GPU, non vi ho fatto il punteggio totale, è inutile parlarne su quello sull'overclock, perché comunque poi anche la CPU è ballerina e non si sa se è scorso quelli. Che dirvi ragazzi, vi ho parlato di test, vi ho detto com'è, vi ho detto un po' com'è la custom, come cosa ne penso esteticamente, diamo un po' le nostre conclusioni. Allora ragazzi, la RX 6700 XT costa di listino $479, al drop di AMD noi stessi siamo riusciti a prenderla a 500 euro tipo. Questa custom ragazzi, vi dico più o meno quanto la sta vendendo il nostro Touch the Game, mo il prezzo preciso non lo so, ma stiamo tra gli 800 e gli 850. Fate un giro su internet ragazzi, i prezzi di questa custom sono tra gli 800 e gli 850, qualcuno riesce a venderla a 780, ma insomma si parla di 800 euro di custom. A mio avviso, se avete culo e la prendete al drop, avete fatto un affare, anche se il drop ragazzi vi informo che è cambiato, hanno fatto un po' di modifiche, mo c'è sta una coda, è un po' più tosta perché è un po' più casuale, un po' più a culo, però tanto era a culo pure prima. Questa scheda diciamo che per il costo ovviamente costicchia tanto rispetto la reference. Scenderanno i prezzi ovviamente ragazzi, e devo dire che se scende intorno ai 700 euro tanta roba, perché comunque, ma anche diciamo che il prezzo corretto sarà 650, ma la 6700 XT a 700 euro secondo me è un prezzo accettabile, e anche se trovate qualche scalper della reference vanno a 700 euro, quindi diciamo che ci sta, e però è un'ottima custom, cioè davvero tanta roba, temperature epiche, frequenze top, ventole iper silenziose, estetica da paura, almeno a me personalmente questa estetica della Phantom Gaming mi fa impazzire, già l'ho detto sulla 6900 XT, lo ripeto con questa, l'estetica è la stessa, è un'ottima scheda, peccato per il costo. Che dirvi ragazzi, spero che il video vi è piaciuto, ovviamente se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, link in descrizione per Touch the Game, che ovviamente ringrazio per averci prestato questa RX 6700 in maniera tale da fare i test, e niente ragazzi, iscrivetevi, commentino, like, e niente, un saluto da Davide, dal piccolo baby Yoda con la testa fluttuante, e ci vediamo al prossimo video, ciao!